and then all Signori, ci accomodiamo, iniziamo. Le foto di Rito. Figurati. Non ci sto più con le felpe <ride> in <ride> casa. Oh, dai che sennò stanno aspettando da un amico. Oh, due, via. Grazie. Grazie. Allora, sì. Ciao, Ciao. Um, Laura, allora, Alessandro, Laura, <ti> usciamo. Bene. Ok signori, se ci accomodiamo così do immediatamente la parola. A Claudio, a professor Claudio Borghi con l'Orzacchiotto con la mascotte. Ecco allora, tutti seduti, che iniziamo a parlare perché poveretti avete aspettato un bel po'. I fi miei figli saranno contentissimi, cominciamo già con l'orsettino. Allora, un attimo. Poi dopo avete tempo di fare tutto quello che volete. Allora, innanzitutto un grazie grosso quanto questa sala, perché, perché eh, tanto lavoro è stato fatto e qui vorrei chiedere un applauso al senatore Volpi che Bravo. si è speso perché voi non, non vedete dietro le quinte ma quanto ha lavorato quest'uomo per, per, per questa causa e, e lo, sappiamo, lo sappiamo solo noi. Eh, qui in breve tempo dobbiamo delineare la ragione d'essere di questo incontro, di questo movimento, perché venire qua a dire, ah ma... Noi siamo più bravi degli altri, noi facciamo pagare meno degli altri, noi assumiamo più degli altri e cose di questo tipo. Credo che non serva a niente e penso che non ci creda nessuno, nessuno ormai ha promesse strane cose di questo tipo. Noi quando abbiamo iniziato questo cammino, che sembra secoli fa, ma in realtà è iniziato poco più di un anno fa, perché Matteo Salvini. È diventato segretario della Lega Nord il 15 dicembre del 2014, quindi è un anno e poco più. 2013, scusate, cotto. Un anno e poco più e neanche non si pensava minimamente di poter arrivare a smuovere così tanto le coscienze. Il segreto però è stato solo uno ed è precedente al momento in cui Matteo Salvini è diventato segretario. E questo momento è stato quello in cui ci si è detti adesso diciamo la verità. Nient'altro. Evitiamo di era un momento, guardate, ve ne parlo con la massima sincerità. All'epoca la Lega Nord era un partito in grosse difficoltà. Si era prima delle elezioni europee, c'era una soglia di sbarramento al 4% e il partito era dato al 3% in discesa. Le possibilità erano due: provare ad arrivare al 4% inventandosi qualcosa di rassicurante, del tipo più lavoro per la nostra gente, eh, meno tasse per tutti o qualcosa. Questo l'aveva già utilizzato qualcun altro, non è funzionato tanto bene. Ma un qualcosa che assomigliasse. E cercare di fare il 4,01 per sopravvivere. Ecco, oppure rischiare e dire no, diciamo la verità anche se è difficile da spiegare. Cominciamo a parlare di euro, cominciamo a parlare delle ragioni del perché siamo in crisi, cominciamo a prendere delle posizioni radicali che non siano più quelle del compromesso, del massi, vediamo di metterci d'accordo in modo tale da fare la coalizione, in modo tale da fare il gruppone che però poi dopo non si decide niente. Ecco, abbiamo scelto la strada difficile. E sinceramente era un'idea da pazzi per un partito che era in quelle condizioni dire spieghiamo l'Europa, le spieghiamo l'euro e spieghiamo le cause della crisi agli italiani. Non è stato semplice, ma abbiamo detto senza quello non avremmo la faccia di presentarci. E alla fine è pagato. Alla fine è pagato e stiamo continuando a dire la verità. Non ci interessa niente. Eh, detto fra noi, scusate, dal punto di vista politico... Un movimento che da 3% che era adesso ci danno boh, 14, 13, quello che è. Potremmo tranquillamente starcene buoni. Si porta a casa la prossima elezione qualche assessore in più, qualche consigliere in più, qualche deputato in più, belli, tranquilli. Non ci interessa, non ci interessa minimamente l'assessore in più. Il deputato in più, cose di questo tipo, non ce ne frega nulla. Noi in questo momento, davvero, noi in questo momento stiamo solo ed esclusivamente pensando a salvare i nostri figli. E penso che debba essere un pensiero condiviso con tutti, perché ormai mi sembra abbastanza evidente che le cose non vanno più. Da tanto tempo avremmo dovuto accorgercene che le cose non andavano più. E tante cose che abbiamo sempre semplicemente spiegato, con una certa fatica appunto nello spiegarle, adesso stanno venendo palesi agli occhi di tutti. Perché uno dice ma magari le dicono, ma poi non è tanto vero. Invece, avete visto o avete percepito cosa sta succedendo in questi giorni con la Grecia, con Tsipras, questo fenomeno? no? Tsipras, lui sì, lui arriva e adesso farà stare meglio la sua gente perché quelli di prima erano scemi. mentre invece lui, chissà quanto farà star meglio. Lui che è così bravo, così comunista, così simpatico. Ecco, lui. Innanzitutto è servito a far capire qualche piccola verità che ci avevano nascosto, vale a dire che gli abbiamo dato 40 miliardi e nessuno ci ha chiesto niente. Eh? Perché finché eravamo noi a dirlo, qua in Abruzzo quante cose si facevano con la vostra percentuale dei 40 miliardi? Eh? Attenzione, perché... Se all'incirca di questi 40 miliardi voi, a voi come Abruzzo spetta circa il 6%, giusto, giusto per così, così almeno, almeno capiamo no, di, che, di che cosa stiamo parlando. Quindi significa che 2 miliardi sono vostri circa. Eh? Quindi 2 miliardi che senza chiedervi nulla sono stati pappati e prestati così alla Grecia perché sono affidabili. Voi andate in banca e vi sputano in faccia. Arriva la Grecia e gli danno 2 miliardi, ma senza chiedere niente, senza chiedere niente a nessuno, con un bel provvedimento votato dal 95% del Parlamento, con la virtuosa eccezione della Lega Nord. Per cui mi spiace. Ma qui ci sono delle colpe gravissime che stanno venendo alla luce che nessuno vi aveva spiegato prima. Noi si dicevano queste cose, ma guarda caso erano sempre quelle voci lì, quello disturba. Quando, quando io magari, magari qualche volta mi vedete in qualche talk show, no? così via, inizio. Quante volte l'ho detta questa cosa dei fondi salvastati? Sì, va bene, ma mi davano la gomitata, mi spostavano, lasciamo perdere, parliamo invece un po' di legge elettorale, di Patto del Nazareno, di qualsiasi altra scemenza che non serve a niente. No? Intanto così vi fottiamo meglio tutto il malloppo. Quindi, la Grecia come prova verità e come prova verità della democrazia, perché avete visto cosa è successo. Appena questo è andato a Bruxelles, subito gli hanno preso il dito e gli hanno messo nel cassetto. Pensate voi, qualche altra parte del corpo? Ma in realtà gli hanno subito spiegato come funziona l'Europa. Vale a dire, la Banca Centrale Europea, che è quella a cui noi tutti dobbiamo andare in ginocchio a domandare gli euro, ha detto: Noi i vostri, gli euro non ve li diamo più a meno che voi non vi inginocchiate e fate quello che diciamo noi. Questo è stato, eh? Molto banalmente. Ma, ma vi sembra normale una cosa del genere? Ma, capite che è perfettamente inutile che io o chiunque di noi o qualsiasi partito venga a raccontarvi delle fregnacce elettorali dicendo che siete nei guai perché... Uh, questi amministrano male, arriviamo noi amministreremo tanto meglio. Ma finché rimaniamo in questa situazione, noi sì, possiamo pensare di fare un pochettino meglio degli altri perché quantomeno si pensa, a, siamo più motivati e sappiamo com'è la, la situazione. Ma non è che possiamo fare molto, perché un sindaco, per bravo che sia, la prima cosa che arriva di messaggio da parte del governo è prendi più soldi ai cittadini. E il governo a sua volta la prima cosa che riceve come messaggio da queste persone non elette da nessuno, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, è prendi più soldi ai cittadini. A quel punto c'è qualcuno che dice ci penso io, che sono tanto bravo ed è Monti, però si capiva subito che era lo strozzino della peggio specie invece hanno detto no, questo non funziona perché la gente si ribella, mandiamoci ma l'imbonitore, vedrai che questi li fa fessi e lui è andato lì e ha detto: State sereni, ci penso io adesso a recuperargli via tutti i soldi. Li condisco via con due barzellette e poi dopo vedete che io li accontento ed è quello che sta succedendo. Se voi guardate i numeri del governo stesso, non quelli di Claudio Borghi, i numeri del governo dicono che da qui al 2017 e sono pubblici, eh? andate sul sito del Ministero delle Finanze e vi dice che da qui al 2017 sono previsti 50 miliardi di entrate di tasse in più. Capito? Quindi questo è quello che lui ha portato all'Europa dicendo vedrai che io faccio i miei compiti a casa. E le vittime? Siamo noi. Perché in questo momento... In Europa da tanti anni c'è esclusivamente in atto una delle più grandi operazioni di recupero crediti della storia dell'uomo, dove ci sono delle banche che hanno prestato in maniera sconsiderata dei soldi a tutti e ci siamo noi che fungiamo da avallo della cambiale. In buona sostanza l'origine poi dopo... Della precipitare di questa crisi, cos'è stata una banca tedesca che aveva bisogno di recuperare i prestiti che aveva fatto al Greco e aveva bisogno di un fesso pagatore che si, su cui mettere il conto del condominio. Quindi, cosa è successo? Il, la Grecia non poteva più pagare. Hanno chiamato noi, ci hanno fatto mettere nel conto questi famosi 40 miliardi per la Grecia a cui ne vanno aggiunti altri 23 che abbiamo prestato a Cipro, all'Irlanda, al Portogallo, da qualsiasi altra parte, per un totale di 63 miliardi, eh? fino adesso versati abbiamo firmato un impegno in bianco per 130 miliardi. Questo è opportuno che voi lo sappiate. Quindi noi abbiamo in questo momento un impegno in bianco per, oltre ai 60 che abbiamo versato, altri 70 miliardi. Chiaro, eh, perché questo è opportuno che lo sappiate, la prossima volta che vedete un politico che vi racconta che lui sì vi darà gli 80 euro. Ci ha preso, in questo momento noi siamo esposti fuori per questa simpatica cifra. Bene, in questa simpatica situazione in cui ci hanno ficcato, che cos'è il risultato? Il risultato è che finché paghiamo va bene. Quando non riusciremo più a pagare, passeranno alle cattive con i ricatti, con lo spread, che tanto abbiamo visto tutti che è totalmente ed esclusivamente manovrato da loro, perché è così, ci stanno pigliando in giro in modo assolutamente evidente. Ma non è per dire un complotto, eh? è così, la banca funziona che o ha una garanzia o non ce l'ha. Se ha la garanzia è tutto a posto, se non ce l'ha la chiudi. Loro cosa fanno? Arrivano al momento in cui ti dicono io ti tolgo la garanzia, come sta succedendo in questo momento in Grecia, la gente giustamente corre a recuperare tutto quello che può dalla banca perché dice ma caspita mi dicono che sta fallendo, il paese si trova senza soldi e a quel punto tratta, è disposto a tutto, va bene, fate di me quello che volete. Ora, a noi questa cosa non interessa, non interessa dal punto di vista della democrazia. Anche perché se io anche volessi ripagare nella maniera migliore i miei debiti, io lo posso fare solo crescendo, lavorando. Avete mai visto qualcuno che ripaga bene i propri debiti da disoccupato? No, si finisce sotto i ponti. E purtroppo una moneta sbagliata comporta che i nostri prodotti non servono più. Però vi dicono che è la corruzione. Però vi dicono che siamo noi inefficienti. Anzi, voi inefficienti, perché quello che dice dell'inefficienza parla sempre degli altri, no? E però anche in questi giorni stiamo vedendo una prova di quello che dicevamo, vale a dire la Svizzera. Avete visto cosa faceva la Svizzera? Teneva bassa la sua moneta artificialmente. E sarà un po' strano, no? Ma se svalutare è così brutto, ma perché io devo tenere la moneta artificialmente svalutata? Verrà un dubbio, no? A quelli che dicono queste balle, No. Tenevano la moneta artificialmente svalutata, a un certo punto non ce l'hanno fatta più perché tenere una moneta svalutata è come tenere, in modo artificiale, è come tenere un pallone sott'acqua. No? Quanto più è sott'acqua e quanto più fatica fai, poi dopo a un certo punto torna su. Ecco, è bastato che la moneta svizzera. Non è che sto parlando della Bulgaria, dell'Albania o cose di questo tipo. È bastato che la moneta svizzera tornasse esattamente al suo valore di mercato e quindi non sto dicendo sopravvalutata come la nostra moneta, che gli svizzeri sono andati in crisi. Perché? Perché gli svizzeri hanno cominciato a fare la spesa fuori. A Como stanno facendo festa, io vengo da lì, vi posso assicurare. Sono lì sul confine. E arrivano gli svizzeri e svuotano i negozi. È naturale, se la moneta è troppo forte, tu fai spesa da altre parti. Ma se fai spesa da altre parti, all'inizio sei contento perché ti sembra di risparmiare. Dopo finisci disoccupato perché le cose fatte da altre parti sono fatte da un'altra parte, non da te. E quindi ti spremono. E capite che tutto torna, perché se poi dopo noi siamo disoccupati, allora fanno... E, e chi è che ci governa ha il mandato di spremerci, che cosa fa? Dice, sposto la tassazione dal lavoro alle cose. E ve lo passa come una cosa molto logica. E tutti i media dicono, guarda che intelligente, sposta la tassazione dal lavoro alle cose. Faccio delle cose sul patrimonio, e tu dici: caspita, va che andrà a prendere i soldi dal Riccone. E poi cosa succede? Succede che uno si trova con la lettera di licenziamento disoccupato, torna a casa disperato perché è disoccupato e deve pagare la tasi. Ecco che cos'è il trasferimento dal lavoro alle cose. Tu non prendi manco gli 80 euro perché sei disoccupato, ma in compenso, quando arrivi a casa, ti danno una bella passatina perché devi pagare per la casa in cui vivi. Ma dico E, e poi chiudo perché noi abbiamo tante idee per migliorare la vita delle persone, perché a un certo punto tutto sommato queste crisi possono anche avere un aspetto positivo, vale a dire si deve rasare via tutto, quando noi andremo al governo azzereremo tutto, con le buone o con le cattive si ricostruisce poi dopo su basi razionali. Zero, non rimane nulla, è tutto sbagliato, per cui ricostruiamo tutto in modo minimamente sensato a partire dal fisco dove mi aiuterà nell'esposizione l'amico Armando Siri. Ma mi preme dire una cosa, perché Lega Nord e perché noi con Salvini dal punto di vista economico? Dal punto di vista politico nessuno meglio di Matteo Salvini poi ve lo racconterà, ma dal punto di vista economico è molto banale. Vale a dire, tutti noi votiamo, e come è giusto che sia, con il nostro interesse davanti. È corretto. Vale a dire, quello che spesso dico, se c'è un partito bravissimo per l'Italia ma che pensa di azzerare l'Abruzzo, non vedo perché dovrei votarlo. È giusto che uno faccia il proprio interesse. In passato, con il vecchio sistema che bene o male ci ha tenuto in piedi per molto tempo, gli interessi del nord e del sud erano contrapposti, è inutile nasconderlo, è così, io vi sto dicendo la verità come tutto quello che ci siamo ripromessi di dire, c'era interesse da parte del nord di trasferire meno tasse possibile nel sistema di trasferimenti fiscali dell'Italia e c'era interesse da parte del sud di prendere il più possibile, corretto. Ma niente di strano, eh? cioè, niente di immorale o simili. Poi c'erano dei vantaggi reciproci per tutte e due e degli svantaggi reciproci per tutte e due. Vale a dire, il Sud non riusciva a avere una sua economia seria che stesse in piedi da sola perché la sua moneta era troppo forte, anche la lira, quindi se era troppo forte la lira figuratevi l'euro. No? E il Nord, dall'altra parte invece aveva dei vantaggi da questa situazione, vale a dire una moneta più bassa rispetto a quella che sarebbe stata la sua forza e che quindi gli consentiva di fare un po' come la Svizzera quando cercava di tenere il cambio basso. Tutto ok con questa contrapposizione. Non aveva molto senso all'epoca parlare di Lega Nord, noi con Salvini o cose di questo tipo. Bene, in questo momento è uno dei momenti storici dove anche un bambino si accorge che siamo tutti sulla stessa barca. Tutti assieme, tutti fratelli, in un unico problema comune. Perché in questo momento ogni mentre parlo, stanno chiudendo delle imprese al sud come al nord. Se al nord, al centro e al sud chiudono le imprese, mi spiace anche i trasferimenti, anche le pensioni, anche. Quello che noi possiamo considerare come il migliore dei diritti acquisiti non vale più. Perché se io non ho. I, le pensioni, giusto perché le ho nominate, sono pagate con i contributi che la gente che lavora paga ogni anno. Non è che ci sono dei salvadanai che mantengono lì il valore dei vostri contributi che avete pagato, quelli l'hanno già spesi. Le pensioni sono tenute su con, che, con i soldi delle persone che lavorano, le casse integrazioni sono pagate con i soldi delle persone che lavorano, l'assistenza sanitaria negli ospedali è pagata con i soldi delle persone che lavorano. Se io mi metto in un sistema che crea disoccupazione come l'attuale, non ci sarà più pensione, non ci sarà più eh, possibilità di avere eh, servizio sanitario, non ci sarà più possibilità di avere stipendi per chi lavora nello Stato e così via. Non va bene. Non va bene? Siamo tutti nella stessa barca, per cui in questo momento la grande forza che voi potete darci viene a vantaggio nostro, ma a vantaggio vostro, viene a vantaggio di tutta Italia ed è nella storia della Lega Lombarda: vale a dire un gruppo di città che avevano ogni genere di inimicizia in passato, ma che a un certo punto hanno saputo fare una cosa eccezionale. Va a dire guardare un po' più in là, guardare un po' più in là dell'antipatia che si ha fra l'uno e l'altro, guardare un po' in là dal rancore personale, guardare un po' più in là al pensare quando tu in passato una volta mi avevi detto scemo e io ti avevo detto cretino, pensare che c'è un problema grave che minaccia la nostra vita, minaccia quella dei nostri figli, abbiamo ancora poco tempo... Perché poi, dopo, quando saremo spiumati di tutto e vi posso assicurare che tutto è in pericolo, compreso l'oro della Banca d'Italia, tutto stanno pensando di, di portarci via. Bene, quando tutto sarà portato via, poi dopo diranno: Ma che scemi siamo stati! No, io non voglio vivere dei rimpianti. Io voglio far sì che tutti voi sappiate che è possibile, abbiamo una speranza che è arrivata ed è Matteo Salvini. E forse lui potrà sì salvarci. Però dovete darci forza perché veramente, questo ve lo posso assicurare dal profondo del mio cuore, non c'è più differenza fra un lombardo e un abruzzese. Siamo tutti, tutti, tutti messi esattamente nella stessa situazione e sotto la stessa minaccia. Per cui io vi ringrazio molto. Vedervi così per me è un'iniezione di speranza e di felicità. È veramente un regalo più grande, non potevate farmi. Do adesso, grazie, grazie. Do adesso la parola ad Armando Siri perché ci aiuterà a spiegare una delle proposte più rivoluzionarie che abbiamo invece per cercare di migliorare la qualità della vita quando possibilmente saremo liberi, ma anche prima perché tanto in ogni caso male controindicazioni non ha. Grazie. Grazie mille a Claudio, grazie a Matteo, grazie anche a Raffaele e soprattutto un grazie di gran cuore a tutti voi. Siamo all'indomani della elezione del nostro nuovo presidente della Repubblica che è stato molto costituzionale in questo imbarazzante compassato eh, atteggiamento delle istituzioni, della politica in genere, questi grandi apprezzamenti ed effettivamente è stato molto costituzionale. Nel senso che, come sapete, la Costituzione è un insieme di grandi principi pesantemente disattesi e quindi anche lui ha fatto un bel discorso, un bel discorso, io infatti ho pensato, ho pensato tante belle parole come nella Costituzione, anche perché noi abbiamo, come voi sapete, una Costituzione ad esempio che all'articolo 4 recita che la Repubblica riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni necessarie per rendere effettivo questo diritto. Allora io mi sono chiesto, beh allora forse Renzi è per questo che ha fatto il Job Act. Solo che da quando ha fatto il Job Act di posti di lavoro nuovi sembra che nessuno abbia comunicato che ce ne siano. Allora mi chiedo, beh eh, è vero il Job Act è una cosa che dice e parla di garanzie sul lavoro, ma il punto è che prima di parlare di garanzie sul lavoro bisognerebbe che il lavoro ci fosse. Quindi, forse la priorità era creare l'opportunità perché ci fossero posti di lavoro e poi, semmai dopo, pensare alle garanzie dei posti di lavoro. Allora, che cos'è il tema centrale che insieme alla politica monetaria gestisce le sorti dell'economia di, un, di uno Stato? È la leva fiscale. La leva fiscale insieme a quella monetaria determinano l'economia di un Paese. Allora, abbiamo pensato. Eh, insieme a Matteo abbiamo fatto venire anche il professor Arvin Rabushka, che è stato il padre di quella che gli inglesi chiamano la flat tax, cioè l'aliquota unica piatta fiscale. L'abbiamo fatto venire, abbiamo presentato il nostro progetto e abbiamo detto se un domani andremo al governo, e io penso e auspico che ci andremo, io sono uno tra quelli che spinge perché Matteo ci vada, eh, Potremmo introdurre questo sistema. Come funziona questo sistema? Beh, naturalmente la prima cosa che viene in mente e che vi diranno è, eh, figurati non si può fare. Eh, adesso arrivate voi e dite che possiamo pagare il 15%. Beh, vedete... Il sistema fiscale nostro, prima di avere un'esigenza di far tornare i conti pubblici, è soprattutto incardinato in modo tale che sia talmente tanto difficile, talmente tanto incomprensibile, da mettere tutti in una perenne condizione di prostrazione come una ragnatela, perché se il fisco è complicato tu sei sempre in libertà provvisoria ed è tuo l'onere della prova contraria perché devi dimostrare di essere innocente perché se no sei colpevole. Questo è il tema. Allora quando si parla di riforma fiscale, prima di parlare di conti e ne parliamo... Parliamo intanto che noi vogliamo un contratto di reciprocità con lo Stato, perché non sta scritto da nessuna parte che lo Stato può continuare a pretendere senza avere un contratto con me. Ma voi dareste i soldi a qualcuno che non vi dice cosa vi dà in cambio? Dov'è il contratto? Non c'è. Invece ci hanno spiegato i nostri padri costituenti come quelli che hanno scritto l'articolo 4 della Costituzione. Che all'articolo 53,2 il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Questo voleva dire che chi aveva di più doveva dare di più a chi era più povero, più in difficoltà. Giustissimo principio. Come si è trasformato questo principio? Si è trasformato che. Più guadagni, più ti impegni, più cerchi di fare per te, per la tua famiglia, per i tuoi cari, e più lo Stato ti punisce. Ricava i tuoi soldi, li mette in un buco nero: i poveri sono sempre più poveri e i ricchi non ce ne sono più. Abbiamo un presidente della Repubblica che si fa vedere con la panda per dire: Guarda, come siamo morigerati, come siamo tutti più poveri. Ma noi non vogliamo essere poveri, vogliamo essere ricchi, vogliamo avere il lavoro, vogliamo avere le soddisfazioni che meritiamo. È per questo che siamo qui! Ed è questa l'intuizione che ha avuto Matteo quando io gli sono andato a parlare! Non è stato lì a dire no, però vediamo, sai, dicono che non si può fare. Immediatamente ha capito. Allora è questo che mi fa pensare. Allora, i conti non tornano, eh, figurati, come facciamo? Beh, allora, cominciamo a dire quali sono i conti: base imponibile. La base imponibile su cui lo Stato ricava l'introito tributario sono 805 miliardi di euro. Lo Stato incarica, incassa su questa base imponibile 160 miliardi. Io credo che se chiamate qua un bambino dell'elementare e l'ho fatto venire qui, ha capito subito che l'effettiva aliquota che lo Stato incassa è il 20%. Perché? Perché per effetto delle detrazioni di tutti gli scaglioni, eccetera, eccetera, effettivamente quello che lo Stato incassa è il 20%. Oddio, come facciamo se mettiamo l'aliquota al 15? Moriremo tutti, non potremo pagare gli ospedali, chiuderanno le scuole, saremo tutti disgraziati. È una manovra che vale 30 miliardi, quella che ha fatto Renzi adesso. Si tratta di fare che cosa? Di abbassare la pressione fiscale, di semplificare il rapporto con il cittadino e con le imprese e di fare emergere i 414 miliardi di sommerso che sono in questo paese. E vi aggiungo una cosa: il sommerso. Non sono soltanto gli evasori che con la valigetta vanno in Svizzera, quelli del fisco non hanno paura, C hanno i consulenti, hanno le società in Lussemburgo, quello che ha paura è il povero artigiano, è quello che domani che ha la piccola aziendina, perché oggi... Il ministro del governo Renzi ha presentato un decreto che riintroduce il reato penale nel falso in bilancio, che non è il falso in bilancio, è che se tu sbagli a fare una scrittura vai in galera, al pari di quello che se uno viene in casa tua, ti sfonda la casa, ti ruba, va via il giorno dopo, è fuori, però tu che sei lì, che ti sbatti, che ti dai da fare, ciao e arrivederci. Allora io mi chiedo, ma a me chi me lo fa fare? Se un giovane oggi va da un commercialista e dice voglio aprire la mia attività, sta un'ora dal commercialista, poi esce e dice sai cosa ho fatto? Ho, un, ho preso un biglietto per l'Australia. Questo è quello che offriamo ai nostri giovani. Complimenti! È questo che offre Renzi. È proprio di oggi questa notizia. Allora, se voi immaginate, la manovra vale 30 miliardi, noi abbiamo applicato il sistema delle deduzioni fiscali. Perché? Perché vogliamo che questa riforma sia immediatamente applicabile, se no altrimenti ci dicono che non conserva i criteri di progressività. Anche se sui criteri di progressività c'è tanto da dire, perché guardate che la progressività non c'è scritto l'imposta diretta deve essere progressiva. Perché altrimenti se fosse così bisognerebbe che pensare che quando io vado a fare la benzina allora mi fanno pagare un litro di benzina a seconda di quanto guadagno, ma non mi pare che sia così, d'accordo? Non credo che voi andate con la busta paga e vi dicono ah beh, lei guadagna poco, vabbè, allora facciamo la metà. Anzi, la, la benzina aumenta progressivamente. Allora, le deduzioni sono applicabili di 3.000 euro a ciascun contribuente in modo tale che noi conserviamo i principi della progressività. Questa manovra, questa introduzione fiscale vale 30 miliardi. Dove li prendiamo? 30 miliardi? Ah, è un disastro assoluto. Allora, nei 38 paesi in cui questa aliquota è stata introdotta, tutti i bilanci dello Stato sono schizzati in su. Perché? Perché c'è stata un'immediata immersione del sommerso. Perché il sommerso che cos'è? È, È l'atteggiamento diffuso di autodifesa del cittadino. Né più e né meno. La mia vicina di casa, che ha due figli separata dal marito che non le passa gli alimenti e che ha un lavoro in nero, cosa faccio? La vado a denunciare per fare un favore a Renzi? Guardate che se non esistesse il sommerso, la gente si sparerebbe per strada. Basta con questa ipocrisia! Basta! Facciamolo emergere questo sommerso e tassiamolo. Ma tassiamolo in modo equo e giusto. Allora, se solo il 50% dei 414 miliardi emergesse, quanto abbiamo ricavato i 30 miliardi che ci servono. Vogliamo dire che siamo molto cattivi, brutti italiani, non ce la faremo mai, figurati anche se mettiamo la tassa bassa non ce la faremo, abbiamo presentato un emendamento. Grazie a Matteo e grazie a Giorgetti che ringrazio, che non è qua. In Senato abbiamo presentato un emendamento, abbiamo detto ci sono 2 milioni e 600 mila cittadini che non sono ricchi, sono poveri e disgraziati contribuenti, gente che ha chiuso il banco del mercato, gente che si è trovato a chiudere le saracinesche del negozio, 12 mila sono state chiuse solo in questo, in questo ultimo anno che si trovano le cartelle di Equitalia e che sono crediti inesigibili, cioè questa gente non ce n'ha soldi e che cosa fa? Secondo voi si dà da fare per contribuire all'economia del paese o sta nel sommerso perché se no se li prendono gli danno una mazzata? Contribuiscono al sommerso. Allora abbiamo detto in modo assolutamente normale. Diamogli una possibilità a saldo e strage, tanto non hanno niente, pagheranno comunque qualcosa, riemergeranno, torneranno a lavorare normalmente e in regola li potremo tassare. Ma nel frattempo abbiamo incassato dei soldi, 60 miliardi, abbiamo pagato due anni di Flectax. tax. Che cosa ci vuole un genio per capire tutto questo? No, ci vuole qualcuno che abbia l'effettivo interesse del bene supremo della nazione. Invece noi abbiamo un capo del governo che è il cameriere di fondi internazionali che gli dettano l'agenda. E vi do un'altra triste notizia. Stanno elaborando il decreto della Bad Bank. La Bad Bank che cos'è? È un inciucio pubblico e privato che faranno un veicolo, lo chiamano, dove portano dentro tutte le sofferenze del sistema bancario, si parla di 181 miliardi, 81% dovrebbe essere di proprietà pubblica. 19% di proprietà privata. Questo veicolo incassa i debiti delle banche e che cosa fa chi lo paga poi? Titoli di Stato. Vengono emessi i titoli di Stato a garanzia di queste sofferenze delle banche. E voi potete dire, vabbè, ma con tutti i 10 milioni, 12 milioni di persone, io non vi conosco, ma immagino no, che la difficoltà siano per tutti. Chi di voi non si è mai sentito dire non ho il merito creditizio perché non ho pagato la cosa, perché sono indietro con le rate, perché ho la carta di credito? Queste sono cose di vita vissute di tutti i giorni. Benissimo, allora questi qui continueranno a non avere il merito creditizio. Per cui le banche si incasseranno i soldi e continueranno a non darne a chi li chiede. È questo che stanno organizzando. Perché? Perché loro non sono al servizio dei popoli. Perché noi abbiamo parlato di Costituzione, facciamo il Parlamento, facciamo tutte queste belle cose, ma non c'entra assolutamente nulla. Perché? Perché le decisioni non si prendono nei Parlamenti. Conta più il Congresso internazionale di Davos dell'alta finanza e del commercio mondiale dove si prendono le decisioni e dove i capi di Stato e i capi di governo vengono invitati a prendere istruzioni. Non le prendono dal popolo sovrano. Perché il popolo sovrano com'è che è tenuto in questa condizione? Dividete e timpera. Pane mencircenses, 80 euro e scannatevi tutti tra di voi che noi ci facciamo gli affari nostri. Beh del resto lo scriveva Trilussa. Lo scriveva Trilussa. So cugini fra parenti non si fanno i complimenti. Per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Pensate questi che furbi che sono. Geniali. Allora io. Mi chiedo, di fronte a tutto questo, una proposta concreta come quella che abbiamo portato al Senato e che ovviamente è caduta perché hanno fatto il maxi emendamento, per cui tutti gli emendamenti sono caduti, se c'è qualcuno che pensa che questo sia il modo di condurre le sorti di un Paese, allora noi tranquillamente gli diciamo che non siamo d'accordo, che non ci sta bene così e lo facciamo unendoci tra di noi. Avendo una proposta comune, un progetto comune, un piano comune e, se mi permettete, un leader comune. È questo che serve al Paese. Matteo lo sa, Matteo lo sa come la penso ed è uno dei pochi leader politici, forse l'unico che conosco che è aperto alle considerazioni e ai punti di vista. Quello che serve oggi è una forza capace di andare al governo del Paese. Paese, non a stare all'opposizione. Noi abbiamo un leader che oggi si può permettere di andare al governo del paese perché è questo che gli italiani chiedono: un leader che abbia a cuore, a cuore, e l'ha detto lui a cuore le sorti del paese. Ha detto io faccio un movimento di cuore e qualcuno ha detto: ah, di cuore è una roba dei sentimenti, delle cose. No, si vede che questi sono un po' ignorantini. Cuore è la parola che dà il suffisso a una parola molto più importante, lo sapete qual è? Coraggio. Perché coraggio è una parola che è cor agire, agire con il cuore. Oggi serve quello, generosità e voglia di lavorare con il cuore per il popolo sovrano che è l'unico interlocutore che deve avere oggi chi va al governo di un paese. Se è un paese democratico, se no non è un paese democratico. E allora vado a concludere perché lascio la parola giustamente al nostro leader. Io penso questo, penso che ci sono tutta una serie di problemi, i problemi riguardano soprattutto la media impresa ci sono 694 adempimenti, c'è qualcuno tra di voi che è imprenditore, lo dovrebbe sapere, 694 adempimenti l'anno, vi costa 7 euro l'anno la burocrazia e la burocrazia per le imprese costa allo Stato 30 miliardi di euro, due punti di PIL, perché il sistema fiscale è un'altra forma di dominio, di dominio, perché se tu sei schiacciato giù e sei schiacciato nei loro, nelle loro regole, tu non hai il tempo per pensare alla libertà, per pensare alla tua famiglia, per pensare ai tuoi scopi, ai tuoi talenti, ai tuoi sogni, a realizzare la tua vita. No! Il 70% del tuo tempo tu lo spendi per cercare di essere in regola e non lo sei mai. Questa è la verità. Allora, noi pensiamo che se, mi auguro, ci saranno le elezioni, finalmente i cittadini saranno chiamati, se si andrà al governo il 15% è una promessa. Matteo è preoccupato perché dice, giustamente io lo condivido, non voglio fare marmellate. Ha ragione, nessuna marmellata. Basta, la stagione delle marmellate è finita. Noi oggi non abbiamo bisogno di marmellate, abbiamo bisogno di un programma condiviso. Allora lancio una sfida. Visto che siamo in tempo di riforme costituzionali, che stiamo cambiando, che stiamo diventando chissà cosa, allora lancio una sfida, poi Matteo ovviamente se vuole la fa sua. Allora perché non lanciamo una sfida che ha rispetto del popolo? Lo sapete qual è? L'introduzione del vincolo di mandato. Se tu mi voti fai quello che tu hai promesso, altrimenti vai a casa. Questo è quello che dobbiamo fare. Allora sfidiamoli su questo. Gli diciamo volete i voti, ve li do e poi fate quello che avete promesso, se no ve ne andate fuori dalle balle. E l'unico oggi che lo può fare è Matteo Salvini. È per questo che siamo qua, è per questo che lo sosteniamo ed è per questo che vi invito tutti il 28 di questo mese a Roma per dire Renzi a casa. Grazie.